Allora, innanzitutto mi presento per chi non mi conosce, sono Francesco Marini, consigliere delegato di presidenza di Confindustria Toscana Nord con la delega all'internazionalizzazione e alla crescita. Io devo innanzitutto ringraziare il gruppo Azimut per questo webinar che abbiamo organizzato insieme e che vede in particolare nelle figure del dottor Andrea Crovetto, amministratore delegato di Azimut Direct, e nel dottor Marco Montagnani, CEO di Azimut Marketplace. Gli interventi di oggi e che ci spiegheranno un pochino gli scenari un pochino di questa crisi e quali sono un po' le forme di intervento che potremmo fare anche sfruttando le nuove tecnologie e alcuni aspetti del fintech, cioè le innovazioni digitali nell'ambito finanziario. Quindi partiamo un po' da una piccola fotografia della situazione, ben chiara a tutti ormai, mi sembra, la pandemia non è più, ormai non ci prende più così imprevisti. Ma il fatto che le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, hanno tenuto durante questa pandemia, il fatto si vede soprattutto grazie a una forte patrimonializzazione che è avvenuta negli ultimi anni, che ha permesso di avere qualche spalle, un po' di spalle un po' più coperte rispetto forse anche al passato, ma anche grazie agli interventi emergenziali che il governo poi ha fornito e al quale molte aziende hanno attinto, anche indebitandosi, e questo va detto, però insomma con una grande aspettativa del futuro. E pensando che questa effettivamente sia ancora una crisi sanitaria che ha determinato una crisi finanziaria e non una crisi finanziaria stessa che si basa su dei fondamentali forse ancora un po' sani, vediamo, e il fatto che la pandemia abbia permesso alle aziende di ripensarsi anche con dei momenti di riflessione più lunghi ha forse ristrutturato queste aziende anche da un punto di vista di mezzi a disposizione per affrontare il mercato un po' più moderni, ha quasi obbligato le aziende stesse a doversi confrontare con il mercato in maniera sicuramente più contemporanea. La ripresa sembra robusta, si parla di un PIL che sicuramente supererà il 4%, sia nel 2021 che nel 2022, il Fondo Monetario Internazionale parla addirittura del 5,8% nel 2021. A questo si sommerà forse l'effetto PNRR che andrà a intervenire sui fondi strutturali 2021-27. E quindi anche da lì ci aspettiamo sicuramente non tanto i soldi a pioggia come molti pensano, ma semplicemente delle linee di investimento che possano permettere di essere più competitive a livello mondiale il sistema paese, ma anche le singole aziende. Se guardiamo il confronto con il 2019 e il nostro territorio, se parliamo di Lucca, Pistoia e Prato, il nostro perimetro confindustriale, parla di un meno 2,8 ancora sul 2019. Il manifatturiero italiano fa un po' meglio, questo va detto, però insomma le aspettative sono buone. Il terzo trimestre del 2021 parla di 8,4% in più sul 2020, quindi ci sono dei valori sicuramente positivi. Ancora non abbiamo raggiunto probabilmente il 2019, c'è chi dice lo raggiungeremo nel primo o nel secondo trimestre del 2022, vediamo un pochino. Ci sono anche all'interno delle filiere però degli alti e bassi, un po' questa situazione a macchia di leopardo che coinvolge alcuni settori rispetto ad altri. Con due incognite grossissime, anzi direi tre incognite grossissime, una è quella dei costi energetici che sono andate a aumentare in maniera vorticosa, se la bolletta del gas costa 200% in più, quella dell'elettrico oltre il 50%, questo vuol dire che per alcune aziende energivore un incremento dei costi di produzione difficilmente ribaltabili sul mercato e nei nostri settori, in particolare su alcuni dei nostri territori, le filiere vivono di piccole aziende che lavorano insieme e concorrono alla produzione del valore del singolo prodotto. Quindi questo è un problema che poi, quando l'ultima azienda andrà sul mercato, si troverà con un aumento di costi che il mercato dovrà recepire. L'altro problema è l'aumento delle materie prime, anche qui stesso problema che deriva un pochino da dei fattori contingenti e da dei paesi produttori che stanno esercitando le politiche probabilmente diverse. Penso alla Cina che ha visto crescere il mercato interno notevolmente, anche un contingentamento dell'energia in quei paesi. E poi i trasporti che purtroppo anche lì con delle materie prime che arrivano tantissimo, ormai quasi in maniera totalitaria da certi paesi, ci vediamo imporre questo costo dei trasporti che va a incidere sul costo proprio alla fine della produzione. Quindi questo determinerà probabilmente degli approvvigionamenti finanziari diversi, dovremo fare una programmazione più lunga, dovremo forse anche esporsi a comprare prima i materiali, quindi con un'esposizione finanziaria maggiore.
Queste sono tutte domande buttate lì che poi penso troveranno delle risposte dai relatori, però ecco, anche il nostro modo di fare impresa dovrà sottostare a delle nuove regole e qui capire se questi strumenti oggi possono aiutare l'imprenditore, ecco, sarà fondamentale. Quindi io vi ringrazio, ringrazio veramente l'organizzazione di Azimut e insomma, auguro a tutti un buon lavoro. E passo la parola al dottor Andrea Nometto. Grazie. Grazie a voi, è il nostro lavoro, è un piacere essere qui con i colleghi, con Raffaele, con Marco e qui con me c'è la mia collega Francesca Bartoli che è la nostra economista e che insieme a me è a disposizione poi se ci avrete delle domande rispetto a quella che vi presento essere la nostra opinione. Quindi scorrerei una breve presentazione. E ovviamente rimango poi a disposizione per commentare con voi. Quindi pregherei la Francesca di scorrere, diciamo, alcuni flash che riguardano Azimut e secondo me possono darvi un senso di quello che un asset manager fa in questo contesto, no? Allora, il mio primo commento è che è stato richiamato prima dal dottor Martini è il PNR, no? Noi abbiamo una finestra dei prossimi anni in cui una dazione di circa 200 miliardi che entra nella rincorsa alla produttività e all'efficienza del paese in maniera strutturale. Quello che non tutti, secondo me, stanno ancora fattorizzando, che è una notizia estremamente positiva, è che in tutta Europa siamo dotati di una grande stock di capitale derivato dal risparmio privato. E che questo risparmio privato andrà sempre più ad affiancarsi al denaro pubblico negli interventi strutturali e negli interventi dei finanziamenti di credito industriale. Azimut è un esempio di un asset manager che ad oggi ha dedicato circa il 7,5% del proprio stock di risparmio. Noi, Azimut, solo per darvi qualche numero, in totale gestisce circa 80 miliardi di euro, di cui 50 di origine italiana. Quindi noi abbiamo 50 miliardi del risparmio nazionale e ad oggi, in questo momento, il 7,5% circa, che è un poco meno di 4 miliardi, è impiegato in investimenti nell'economia reale, quindi credito industriale, private equity, infrastrutture, che casualmente sono dei territori dove avremo anche gli interventi del PNRR. La nostra pianificazione prevede di arrivare almeno al 15% di peso entro il 2024, che a masse costanti significa perlomeno altri 4 miliardi di investimento. Se fate questa proporzione sui circa 4.000 miliardi di euro di risparmio privato gestito professionalmente in Italia, no? Fra fondi comuni, riserve assicurative, risparmio previdenziale, avete un senso che magari applicando non il 15, ma anche solo una frazione molto più piccola del 15, mettiamo il 10 o il 5, avremo rispettivamente il doppio o un ammontare pari al PNR pubblico. Quindi quello che mi aspetto è una grande disponibilità nel lungo termine, negli investimenti a lungo termine, equity e di credito industriale a favore dell'economia reale, cioè delle imprese e degli sviluppatori di infrastrutture nei prossimi anni, a fianco agli interventi pubblici. Di denaro non di origine bancaria, quindi stiamo parlando di denaro che arriva direttamente dal risparmio nazionale e non passa per i bilanci delle banche. Quindi questo è un fatto, se vogliamo, tecnico, da prendere in considerazione, che è, a mio modo di vedere, una grande risorsa che avremo, da considerare. Noi oggi, tocco un argomento che è caro a tante imprese. Ora non so se fra le imprese presenti ci sono delle imprese che hanno già fatto il
il passaggio nei mercati di borsa. Però voi sapete che dal 2006 in Italia è stato lanciato dalla borsa italiana un segmento che si chiamava AIM Italia, o AIM, a seconda di come uno lo vuole vedere, e che oggi si chiama EGM. EGM è l'acronimo di Euronext Growth Milano. Ad oggi Azimut senz'altro è molto attenta a questo segmento, siamo di gran lunga il primo investitore su questo segmento, proprio in forza di quel focus di cui ho parlato prima, cioè noi stiamo secondo me semplicemente anticipando un trend collettivo di riposizionamento del risparmio, non già verso solo le grandi imprese quotate, magari anche non italiane, ma verso i progetti di investimento delle imprese italiane, anche di medie o piccole dimensioni. In questo caso, gli aumenti di capitale che hanno permesso a tante aziende di transitare per le GM, magari poi prospettarsi sul mercato poi principale. Quindi questo è un po' quello che facciamo noi e che ovviamente Azimut Direct sta cercando di realizzare quotidianamente. Dall'altra parte è anche abbastanza evidente che dal 2008 a questa parte la regolazione internazionale ha preso, se vogliamo, un ritorno al passato, cioè alla riduzione dei rischi in capo ai bilanci bancari. Tutta la regulation di Banca dei Regolamenti Internazionali, che tutti conosciamo come Basilea 3 e Basilea 4, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, comporta minore interesse delle banche a finanziare il medio e lungo termine. È nei numeri, questa non è uno scenario, una speculazione, è nei numeri del futuro dei pesi patrimoniali, è accentuato da quello che voi mi immagino conosciate, che è il calendar provisioning, che chiaramente penalizza chi fa finanziamenti a medio e lungo termine ad aziende non quotate, e si è realizzato negli ultimi anni con una forte riduzione degli impieghi, qui abbiamo i dati Banca d'Italia, in relazione ai depositi. Quindi abbiamo ovviamente quello che le autorità hanno cercato, di ridurre i rischi dei bilanci delle banche che raccolgono il risparmio dei cittadini, passando quasi a dimezzare, poco meno che dimezzare, il rapporto fra impieghi e depositi. E ovviamente il rovescio della medaglia, che avete visto tutte le banche rafforzarsi come indicatori di capitale rispetto agli attivi ponderati. Quindi da un lato abbiamo le banche che andranno sempre meno a finanziare il lungo termine, dall'altro la buona notizia che vi ho dato è che avremo pubblico e privato che stanno aumentando l'interesse e la capacità di sostenere progetti di investimento a lungo termine. Quindi oggi negli Stati Uniti già penso più dell'80% dei finanziamenti alle imprese arrivano dalle non banche, dai fondi, dal mercato. L'Italia e l'Europa ovviamente hanno un mix completamente diverso, molto più legato alle banche. Se pensiamo a lungo termine, questo accadrà. Quindi quello che vedo come scenario è che c'è una crescita di quello che viene chiamato direct lending, che è, diciamo, in qualche modo un riflesso, lascia pure un attimo, questo è un riflesso da un lato della regolazione che vi ho citato e dall'altro anche dal consolidamento bancario, che ha comportato il fatto di avere oggi molte meno banche attorno alla singola media impresa. L'alternative lending, il direct lending in Italia è una realtà. Qui vi riporto i dati di Italia Fintech. Italia Fintech è l'associazione che unisce circa 38 operatori nel campo fintech che si occupano di tante cose, fra cui pagamenti, asset management, ma molti anche fanno lending, e di cui sono presidente temporaneamente per l'anno scorso e quest'anno. Italia Fintech nel lending alle PMI ha registrato una crescita notevole. Pensate che tutto il 2019 valeva circa 300 milioni di euro,
Solo i primi 9 mesi del 2020 abbiamo investito più di 1 miliardo nelle piccole e medie imprese, e nei primi nove mesi del 2021 abbiamo già fatto più del doppio di quello che è stato fatto l'altro anno. Quindi cominciano a essere dei numeri da statistica, ecco, non più numeri da aneddoto, ma numeri dei fatti compiuti. Quindi se andiamo avanti, quello che sta succedendo, dobbiamo prepararci a un mondo dove il peso delle banche, questo è qualcosa che abbiamo estratto, credo che questo sia il Financial Times o... cos'è questo? Sì, la faccio meno male. Il Financial Times, che ci descrive come negli ultimi 10 anni il peso in termini di capitalizzazione delle banche sul settore finanziario ha lasciato spazio alle società specializzate in pagamenti, società fintech. Quello che sta succedendo, detto come scenario che io interpreto, avendo, come forse qualcuno di voi sa, lavorato tanti anni in banca, è che forse le banche hanno esagerato un po' col modello di banca universale, cioè il modello di una banca che fa tante cose oggi sta lasciando spazio a degli operatori specializzati che fanno magari una singola cosa, magari meglio, perché sono specializzati. In Italia le imprese ricordano che 20 anni fa avevamo gli istituti di credito speciale, gli istituti a medio termine, e quando pensiamo 20 anni fa a un'azienda, pensavamo a una decina di controparti che potevano essere le banche nazionali, le banche locali e magari qualche istituto di medio termine, no? Medio crediti regionali, Centrobanca, Interbanca o Banca IMI, o IMI ai tempi. Oggi lo scenario di relazione, quindi oltre a quegli aspetti di Basilea, segnalo che ovviamente attorno a una PMI media oggi non ci sono più magari quelle 10 banche, ma per il semplice fatto che si sono unite, e questo è un fenomeno che immagino nella Toscana, dove lavorate voi, è un fenomeno molto sentito, no? Perché voi avete tante banche che erano vicine a voi sul territorio, che pian piano si sono accorpate in grandi gruppi, e c'è un fenomeno di allontanamento, non solo fisico, perché quello è solo, diciamo, sostituzione di tecnologia, ma allontanamento dei centri decisionali, allontanamento delle politiche di rischio, eccetera. Quindi oggi quello che sta succedendo, e ovviamente metto il nome di Azimut perché è il nostro lavoro, è di dire ci saranno dei nuovi interlocutori, quindi le imprese si dovranno abituare, come negli Stati Uniti, a dire io ho la banca ordinaria per fare l'attività corrente e poi ho dei player che sono le banche di investimento. Se pensate a Merrill Lynch negli Stati Uniti, Merrill Lynch è di fatto assomiglia a Azimut in Italia, cioè ha una rete di consulenti finanziari e poi c'ha l'attività di investment banking. Quello che succederà è che ci sarà Azimut, ci sarà qualcun altro che magari non è una banca, però diventa un partner per l'impresa, soprattutto per l'imprenditore. Ecco, mi permetto di dire che questi soggetti saranno più vicini all'imprenditore perché andranno più a essere specializzati su quello che riguarda il lungo termine, cioè l'operazione equity, il finanziamento di un investimento industriale, un'operazione sulla governance, un'operazione di acquisizione, che ovviamente coinvolge più una decisione strategica dell'imprenditore. Quindi questo è lo scenario, se volete, di apparato industriale del mondo finanziario. Cioè anche il mondo finanziario si sta riorganizzando, molto guidato ovviamente dalle regole, e quindi è quello che sta succedendo non solo in Italia ma in Europa. Voi sapete che tutto questo in Europa è ben delineato da un piano d'azione della Commissione europea che è denominato Capital Markets Union, che, se posso permettermi, ora posto che voi avete strutture e magari lo conoscerete, però se avete mezz'ora e ve lo andate a leggere, andate a scaricare dal sito della Commissione, è veramente interessante perché vi dice quello che succede, cioè tutto quello che ho detto io non è frutto della mia, diciamo, visione, ma è semplicemente che ho letto quello che c'è scritto lì e ho preso atto che sta succedendo e ho contribuito con le iniziative del nostro gruppo a farlo succedere nel nostro paese. Velocemente poi mi dica lei,
dottor Martini, se come tempi sono troppo, mi faccia dei segni se so, sto andando troppo lungo. Comunque, questo è quello che noi chiamiamo banca sintetica. No, va benissimo, dottor Piovetto, va benissimo. Questo è quello che noi chiamiamo neofinancing, perché dovevamo dargli un nome, allora abbiamo chiamato neofinancing, che vuol dire fare finanziamenti intesi come equity o come credito attraverso dei soggetti di mercato e non già un bilancio di una banca. Per essere chiari, io penso che le banche staranno sempre a fianco alle imprese, non penso che scompaiano. Io penso che ci sarà un mix diverso e soprattutto una specializzazione. La banca sarà più, sempre di più, legata all'attività ordinaria e i soggetti tipo investment bank, tipo fondi, saranno più legati ai progetti strategici. Questa è la differenza. Insieme ai colleghi di Marketplace, qui c'è l'amministratore delegato che è Marco, vi presenterà quello che Azimut ha proposto come Marketplace, che è un cruscotto per il CFO dell'impresa e dargli degli strumenti veramente potenti di mercato che portano l'impresa a sfruttare al massimo la tecnologia per avere accesso a condizioni migliori e in alcuni casi dei servizi internazionali veramente potenti, resi possibili dalla serie di partnership che Azimut Marketplace ha realizzato. Da parte nostra, dove lavoro io, cioè Azimut Direct, siamo l'ultimo miglio della catena del risparmio gestito specializzato, cioè siamo coloro che incontrano le imprese per operazioni di direct lending, mini bond o equity, che quindi sono progetti strategici di lungo termine per l'impresa. Quindi il nostro interlocutore, se posso dire, più che essere il CFO, il direttore amministrativo, è proprio l'imprenditore ed è quindi con colleghi come quelli che sono presenti sul territorio in Azimut, di Azimut come Raffaele o altri, è quello di ingaggiarci. Ad oggi Azimut Direct è il ponte fra quelli che sono i fondi di Azimut. Vi ho fatto vedere prima la nostra politica di raccolta e di attenzione a creare sempre nuovi fondi attenti alle esigenze delle imprese e delle infrastrutture. E però ci siamo anche resi conto che per quanto siamo grandi, per quanto siamo bravi, non possiamo coprire tutto il mercato. E abbiamo anche realizzato che essere stati i leader in questa iniziativa ci ha portato ad accogliere tante richieste di altri fondi, altri gestori che si sono rivolti a noi per co-investire con noi. Comunque quello che succede è che oggi abbiamo circa 60 altri investitori istituzionali, fondi, banca specializzata, assicurazioni, che accedono alla nostra piattaforma, esaminano le opportunità offerte dalle diverse possibilità di investimento delle diverse imprese e molto spesso co-investono con i nostri fondi oppure fanno delle proposte anche migliori rispetto a quelle dei nostri fondi. Quindi l'importante è che rapidamente si diano delle risposte. Quindi tutto quello che vedete poi, magari scorro velocemente, di tecnologia che abbiamo, capacità di esaminare tante imprese, è perché alle volte si confonde la bravura di un esperto finanziario in assoluto, ma si dimentica invece che la bravura nel campo dell'economia italiana è data anche dalla capacità di mettere a disposizione queste competenze per decine e decine di imprese, perché l'Italia è fatta da tante imprese. Quindi noi ci siamo dotati di un'organizzazione e di una competenza tecnologica notevole, sicuramente in crescita, però pensate che siamo partiti dal 1° luglio con una struttura già esistente che Azimut ha rilevato e che però ha contribuito a far crescere. Oggi abbiamo 36 persone già in forza, fra cui molti ingegneri che ci aiutano con la tecnologia, molti analisti e molti colleghi esperti che affiancano i nostri consulenti sul territorio per proporsi agli imprenditori. Quindi è un'organizzazione che si attaglia al bisogno strategico della piccola e media impresa e fa solo questo. Questo mi prenderei un secondo per descriverlo, perché penso che ciascuno degli imprenditori conosca bene il valore della specializzazione. Cioè, in Azimut Direct, da me, da qualunque dei colleghi, dall'ultimo
arrivato anche lo stagista, facciamo solo analisi di progetti industriali di lungo termine, equity o credito. Non facciamo altro, non facciamo leasing, non facciamo sconto fatture, non facciamo pagamenti, non facciamo... Quindi cioè, parliamo tutti la stessa lingua e siamo determinati ad ascoltare i clienti. Gli strumenti con cui interveniamo sono quelli del credito, cioè i finanziamenti, i mini bond e addirittura anche le obbligazioni convertibili che adesso vanno di moda. I tagli sono quelli che vedete qui, cioè normalmente noi abbiamo degli interventi che partono da una certa soglia, non so, nel lending partono da 500.000 in su, nei bond partono da 5.000.000 in su, e tutto il mondo equity che da una certa soglia in poi permette alle aziende di avere interventi anche di minoranza nel proprio capitale. Questo sta un po' rivoluzionando l'aspettativa di molte imprese che erano rimaste al mondo in cui c'erano solo i fondi di private equity che erano interessati a rilevare un'azienda o entrare nel controllo, mentre oggi si sta sviluppando, grazie a Lime, anche un insieme di investitori che accetta di entrare in minoranza, ma poi ovviamente ci sono gli IPO su EGM o semplici aumenti di capitale. Per la parte in basso a sinistra abbiamo anche un'altra azienda che diciamo fa parte della galassia Azimut, che si chiama Opin, che fa instant lending, cioè finanziamenti istantanei anche per operazioni di piccolissimo taglio, quindi tra i 100 e i 500.000 euro, con un processo totalmente digitale e che ovviamente si attaglia ad aziende che ovviamente sono in quella fascia, direi più del segmento che viene codificato come small business e non PMI vere e proprie. Ecco. Io da parte mia ho finito la mia presentazione, spero di non aver annoiato e resto a disposizione e rendo la parola al dottor Martini. Sì, no, io ripasso la parola, grazie, è molto chiaro e effettivamente sono nuovi strumenti che per primo stanno entrando nelle aziende anche di taglio più piccolo, insomma è successo anche nel nostro territorio di aver visto qualche intervento su questo genere. Io passo la parola invece al dottor Marco Montagnani. E... Perfetto, grazie mille dottor Marini, ringrazio anche il dottor Moschini per l'invito. Provo a rimanere in tema, si è parlato molto di PNRR, io questa mattina ho sentito parlare Luca De Angelis, che è il numero due di Vittorio Colao, al Ministero dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale, e si parla di priorità, no? Si parla di questi 200 miliardi che ha citato anche Andrea Crovetto, dei quali 49 miliardi sono dedicati alla digitalizzazione e all'innovazione, no? Quindi ci sarà sicuramente un flusso importante di liquidità, di risorse, si spera, nel tessuto produttivo verso le PMI e il mio obiettivo è cercare di raccontarvi in maniera molto semplice, molto breve, l'iniziativa Azimut Marketplace, che è quella alla quale ha accennato già poco fa Andrea Crovetto, no? Parlava di una nuova piattaforma digitale di prodotti e servizi esclusivamente dedicati alle PMI, alle piccole e medie imprese. Quindi provo a condividere lo schermo, spero si riesca a vedere la presentazione. Vi prego di farmi un cenno perché... Ok. Riuscite a vederla? Sì, sì. Perfetto, benissimo. Partirò da una frase di Bill Gates, una frase evocativa. Nel 94 Bill Gates diceva: non abbiamo bisogno di banche, abbiamo bisogno di servizi bancari. Una frase sicuramente di alto impatto, come ci ha abituato a fare Bill Gates. In realtà mi leggo di nuovo a quello che diceva Andrea Crovetto. L'obiettivo di Azimut Marketplace non è creare una visione manichea di opposizione al mondo bancario, tutt'altro. È quella di provare a dare delle altre soluzioni alternative per risolvere i problemi delle imprese, e di fatto siamo partiti proprio dalle imprese, dagli imprenditori. Mi fa particolarmente piacere essere, anche se virtualmente, in Toscana, da Livornese, con madre fiorentina.
ci piace, ci è sempre piaciuto stare vicino ai clienti, no? Quindi visitare le aziende, parlare con gli imprenditori. Questo è un po' l'approccio che abbiamo seguito. Questa è una frase sempre di, insomma, dei grandi guru, no? della digitalizzazione, in questo caso è Steve Jobs, che dice bisogna partire dal cliente con il working backwards approach, cioè partire dai clienti, ascoltare i clienti, stare vicino ai clienti e a ritroso andare a costruire il prodotto, non inventare un prodotto, avere una magnifica idea e poi capire se si riesce in qualche maniera a vendere ai clienti. Parlando con i clienti, parlando con gli imprenditori, cosa è emerso? Io ho lavorato in banca una ventina d'anni, no? L'ho vissuto un po' dall'altra parte, se vogliamo, della barricata. Andrea Crovetto forse ha una militanza bancaria anche ben più lunga della mia. Quindi, quali sono le criticità? Beh, da un punto di vista di processo, i processi nei riguardi delle piccole e medie imprese, insomma, diciamo che possiamo definirli quantomeno farraginosi. Qua vi racconto la mia esperienza. Per aprire un conto corrente della mia impresa sono dovuto andare 4 volte in una filiale bancaria, ho firmato 37 pezzi di carta nel 2021, insomma, sicuramente nel mondo delle imprese siamo ancora abbastanza indietro. Sui costi finanziari, anche qua le commissioni sono estremamente elevate. Qua citiamo qualche esempio: un conto corrente bancario per un'impresa costa da 200 euro all'anno in su. Un bonifico che per un cliente privato molto spesso è gratis, per un'azienda continua ad avere un costo significativo, per non parlare dei bonifici internazionali che insomma in un gran numero di casi sono l'abitudine e la quotidianità per aziende come le vostre, che probabilmente, come diceva anche il dottor Marini, importano da fornitori internazionali. L'internet banking evoluto molto spesso ha dei costi di decine se non centinaia di euro per vedere i propri conti aggregati su un'unica piattaforma. E poi il tema a cui faceva riferimento Andrea Crovetto, che è il tema del credito, no? Che sicuramente è il problema più annoso e più significativo. Abbiamo vissuto un'epoca sicuramente positiva per le garanzie statali che però probabilmente l'anno prossimo, sicuramente, anzi molto probabilmente andranno a ridursi, riportandoci a un mondo in cui, come avete visto, il credito si è ristretto considerevolmente negli ultimi 10 anni, per cui le piccole e medie imprese molto spesso fanno fatica ad accedere al credito, accedere alla ai finanziamenti. È un momento particolarmente opportuno per un progetto come quello di cui parleremo, di digitalizzazione dei prodotti e dei servizi bancari, perché il settore bancario è sicuramente in una fase di profonda trasformazione, confusioni, integrazioni, chiusura di punti vendita tradizionali. Le aziende ormai, immagino tutti quanti, con la pandemia siete abituati a utilizzare servizi, a fruire di servizi finanziari attraverso i canali digitali. Dice McKinsey che nelle 8 settimane di lockdown l'utilizzo dei canali digitali in generale nelle imprese, nelle famiglie, ha subito un'accelerazione che era prevista per i 3 anni successivi, quindi ormai è normale avere una relazione digitale da tutti i punti di vista. Lo dimostra il fatto che oggi siamo tutti collegati da remoto, probabilmente 2 anni fa ci saremmo visti di persona per parlare di questo tipo. La PSD2 e la nuova normativa che è entrata in vigore nel settembre del 2019 permette di accedere ai dati bancari anche a soggetti terzi, quindi liberalizza l'accesso al dato bancario per facilitare la fruizione da parte dei clienti di servizi innovativi e l'erogazione del credito, quindi sicuramente apre degli scenari molto interessanti. Lo dimostrano i dati cui faceva riferimento prima il dottor Crovetto, cioè la crescita esponenziale dei prestiti digitali, prestiti fintech, alle PMI in Italia. Quindi comincia ad avere una rilevanza statistica, quei 2 miliardi e 330 milioni erogati nei primi 9 mesi del 2021, con una crescita molto significativa rispetto a quanto fatto negli anni precedenti, dimostrano che c'è sicuramente un forte potenziale nell'erogazione di credito con modalità alternative alle imprese. Cosa abbiamo fatto quindi? Azimut Marketplace. Partendo da queste premesse, abbiamo creato una nuova piattaforma digitale con l'idea di creare un unico punto di riferimento
per le piccole e medie imprese, integrando, scegliendo le migliori soluzioni verticali presenti sul mercato. Quindi siamo andati a cercare le migliori fintech, i migliori fornitori di prodotti finanziari, servizi finanziari e non finanziari per le imprese, e li abbiamo aggregati su un'unica piattaforma, che è appunto Azimut Marketplace. Qua vi faccio qualche esempio, adesso entriamo un po' nel dettaglio, cercando di non dilungarci troppo, però poi ovviamente siamo a disposizione nel caso ci fossero domande o dubbi. Abbiamo scelto CRIF, che sicuramente conoscete molto bene per quanto riguarda la registrazione, che adesso vi farò vedere che viene fatta in maniera completamente digitale in 5 minuti, e l'aggregazione dei conti. Cosa vuol dire l'aggregazione dei conti? La PSD2 permette, la normativa di cui parlavo prima, permette di vedere su un'unica piattaforma tutti i conti correnti dell'azienda. Quindi tipicamente voi imprenditori avete 2, 3, 4, 5 conti correnti. Bene, grazie ad Azimut Marketplace è possibile vederli tutti in maniera integrale sulla stessa piattaforma ed avere una specie di CFO digitale, di assistente digitale, che permette di prevedere i flussi di cassa futuri, permette di integrare anche gli strumenti di fatturazione elettronica in maniera da aggregare anche i dati contabili oltre a quelli finanziari degli incassi e dei pagamenti. Quindi veramente un cruscotto, come diceva poco fa Andrea Crovetto, che facilita la vita, semplifica la vita degli imprenditori e dei CFO. Il mondo dello sconto fatture. L'anticipo fatture è sicuramente per tanti di voi un problema molto gravoso. Abbiamo integrato un fornitore che si chiama Working Boys, che permette di fare uno sconto fatture completamente digitale in pochi clic, e adesso vedremo come. Sul mondo dei finanziamenti, per adesso abbiamo integrato October, che è un processo di erogazione instant, anche qua veramente in un clic. Adesso vi farò vedere come è possibile richiedere un prestito in pochi secondi dalla piattaforma ed avere una risposta istantanea. Azimut Direct, ci ho appena raccontato tutte le varie capabilities, no? L'ampio spettro di prodotti e di servizi che offre Azimut Direct. Per il momento, come diceva poco fa Andrea, abbiamo integrato la parte di equity e mini bond direttamente sulla piattaforma e arricchiremo sempre di più i servizi presenti di Azimut Direct. Ci sono soluzioni di finanza agevolata, anche queste fornite da CRIF, quindi la possibilità di andare a cercare delle soluzioni per l'azienda, di fondi, scusatemi, regionali, nazionali o europei. I pagamenti internazionali, il dottor Marini faceva riferimento al suo mondo e all'internazionalizzazione, questo è veramente uno dei migliori player a livello mondiale, sia in termini di processo, sia in termini di costo, sia in termini di velocità del trasferimento dei fondi. Abbiamo integrato anche Amazon, ora non entro troppo nel dettaglio, posto la casellina con le immagini, Amazon per altri VAS, servizi di valore aggiunto per imprese, e Satispay, anche Satispay per quanto riguarda i pagamenti digitali, siano essi in punto di vendita fisico che e-commerce online. Questa è Azimut Marketplace, i migliori prodotti e servizi finanziari in una piattaforma che è gratuita, digitale, semplice e sicura. Vediamo, qua c'è un video però direi di andare avanti. Entro alla registrazione. Come un'azienda può registrarsi ad Azimut Marketplace per accedere a questa piattaforma? Integrando i servizi di CRIF, l'unica cosa che deve fare l'azienda è introdurre il codice fiscale e automaticamente vengono scaricati tutti i dati aziendali. Sono dati di CRIF, sono dati pubblici, per cui basta introdurre il codice fiscale dell'azienda. Il processo continua con una scannerizzazione dei documenti del legale rappresentante e un selfie. Quindi nel giro di 5 minuti la firma del contratto avviene tramite OTP e nel giro di 5 minuti si può accedere alla piattaforma Azimut Marketplace. Importante, non l'ho detto prima, completamente gratuita. Quindi l'accesso alla piattaforma viene fatto con una registrazione di 5 minuti e la fruizione di tutti i servizi presenti su Azimut Marketplace è completamente gratuita. Questo è un dato sicuramente molto importante. L'aggregazione dei conti.
Come vi dicevo prima, la PSD2 permette di vedere su un'unica piattaforma tutti i conti correnti di un'azienda. Importante, non solo italiani, ma anche esteri. Quindi immagino un'azienda di Prato che può avere una filiale, una sussidiaria in Spagna, può aggregare i conti, vedere tutti i conti correnti sulla piattaforma, non solo italiani, quindi di Unicredit, Intesa San Paolo, Banco BPM o quant'altro, ma anche del Banco Santander o del BBVA in Spagna. Tra poco avremo anche UK, Irlanda, Repubblica Ceca, quindi la possibilità di avere veramente un cruscotto dove tutti i conti correnti e i flussi finanziari sono integrati, con categorizzazione dei movimenti, quindi la possibilità anche di capire quanto l'azienda sta pagando per i fornitori, quanto sta pagando di tasse, veramente una sorta di CFO digitale, di assistente digitale a disposizione dell'azienda, ripeto, in maniera completamente gratuita, con la possibilità anche di prevedere i cash flow futuri sulla base delle transazioni ricorrenti. Quindi se paghiamo lo stesso fornitore ogni trimestre con un importo di 100.000 euro, vedremo già la previsione di flussi di cassa da qua a fine anno, cosa molto importante, immagino, nella gestione aziendale di tutti i giorni. E questo è il processo di aggregazione dei conti, anche qua tutto completamente digitale, il cliente, l'azienda non deve fare altro che scegliere la banca da aggiungere, da aggregare e autenticarsi con le password della banca. Automaticamente vengono scaricati tutti i dati. È importante, vengono aggiornati in tempo reale, quindi non come altri servizi simili che aggiornano i dati al giorno successivo sostanzialmente, qua l'aggiornamento è istantaneo. Veniamo alla richiesta di finanziamento. Qua ci terrei a soffermarmi un attimo perché abbiamo integrato sulla piattaforma October, che è una fintech francese, con un processo per il quale, avendo già tutti i dati dell'azienda, che sono già registrati sulla piattaforma, l'unico passaggio da fare per richiedere un finanziamento è introdurre l'importo. Vedete in questa schermata che abbiamo riprodotto, no, dallo smartphone di Azimut Marketplace, introducendo l'importo in un click, senza nessuna garanzia personale, semplicemente con la capacità di rimborso dell'azienda, istantaneamente, in un minuto, in realtà il processo è istantaneo, October risponde sulla possibilità di valutare l'operazione e in 48 ore, se ovviamente ci sono gli estremi, no, per procedere con il finanziamento, viene fatta un'offerta formale all'azienda. Questo è, secondo noi, veramente fare banca, o meglio, permettere all'azienda di accedere a servizi finanziari con uno schema che è lo schema di futuro, no? Lo schema del futuro. Cioè, questo sarà il modo di fruire dei servizi finanziari di domani. In realtà, su Azimut Marketplace, in realtà già oggi. Quali sono i finanziamenti che si possono richiedere sulla piattaforma? Da 30.000 euro fino a 5 milioni, da 3 mesi a 7 anni, diciamo che il processo instant è a 48 mesi con 6 mesi di preammortamento. I criteri per richiedere il prestito sono che la società sia una società di capitale di persone, con sede in Italia ovviamente, con un fatturato minimo di 250.000 euro, almeno 3 anni di attività, è inutile. Questo è il processo di richiesta dei finanziamenti istantanei. Pagamenti internazionali, ve lo accennavo prima. Qua abbiamo integrato Iburi, che è una fintech inglese, la migliore in assoluto dal punto di vista della gestione degli incassi e dei pagamenti internazionali, permette di accedere a valute in oltre 200 paesi con dei conti senza nessun costo e senza nessuna commissione, basati su Barclays e Citibank, quindi parliamo di una realtà estremamente solida. Per darvi un'idea, il Banco Santander ha investito 380 milioni di euro lo scorso anno su questa fintech, quindi parliamo di player di primissimo piano nell'ambito finanziario internazionale, nell'ambito fintech internazionale. Grazie a Iburi è possibile trasferire fondi per pagare ad esempio un fornitore in Cina senza nessun costo. Un bonifico in Cina piuttosto che in Turchia non ha nessun costo né commissione. L'accredito è istantaneo e allo stesso modo sulla piattaforma possono essere gestiti gli incassi di clienti. Anche qua immagino l'azienda di Lucca che esporta
in UK può incassare dai propri clienti inglesi direttamente su IBORI ed eventualmente anche spostare i fondi dal conto in sterline a quello in renminbi per pagare a sua volta il fornitore in Cina. Quindi immaginatevi la velocità, la flessibilità, l'efficienza e anche, perché no, il risparmio in termini di costo rispetto alla banca tradizionale. Di fatto, importante anche questo, la gestione del costo di fixing, come viene chiamato tecnicamente, no? Quindi il cambio di valuta, essendo fatto da una piattaforma digitale, ha un costo che in genere è 3 o 4 volte più basso rispetto a quello che si troverebbe su una banca tradizionale. Quindi anche questo servizio è veramente rivoluzionario, veramente della banca del futuro, della fruizione di servizi finanziari del futuro, già oggi è presente su Azimut Marketplace. Ci sono poi, e questo è anche molto importante, 500 specialisti disponibili per assistere anche telefonicamente i clienti, quindi si possono anche poi chiudere operazioni più complesse, come possono essere anche delle coperture sulla volatilità del tasso di cambio, o anche operazioni di finanziamento di trade finance. Quindi abbiamo scelto veramente in questo caso il miglior player assoluto sul mercato e lo mettiamo a disposizione dell'azienda. È come se una piccola media impresa avesse a disposizione una sala cambi che tradizionalmente è appannaggio delle grandi corporazioni, delle grandi multinazionali. Anticipo fatture, velocemente, anche qua il processo è completamente integrato sulla piattaforma. Qua vi dicevo è possibile integrare su Azimut Marketplace lo strumento di fatturazione elettronica utilizzato dall'azienda in maniera da avere contezza di tutte le fatture attive e passive che l'azienda ha, con la possibilità di richiedere anche qua in un click, introducendo semplicemente la ragione sociale, il codice fiscale e l'importo della fattura del debitore, in maniera che in 48 ore si possa presentare la fattura e ottenere la liquidazione del 90% dell'importo. Il resto viene poi liquidato al momento della scadenza della fattura. La riduzione dei tempi medi di incasso, questo è un problema, come dicevo prima, sicuramente annoso, no? Un problema costante, quello della gestione dei flussi di incassi e pagamenti, dei gap che ci sono, dei gap che ci sono di liquidità molto spesso nei cicli commerciali delle imprese. Bene, Work Invoice, che è il nostro partner, di media riduce i tempi di incasso di 84 giorni. Parliamo anche qua di un player di primissimo piano, di una fintech di primissimo piano che opera già sul mercato da oltre 5 anni. Parliamo dei migliori specialisti sul mercato che hanno creato queste soluzioni completamente digitali. Anche qua abbiamo integrato direttamente sulla piattaforma Azimut Marketplace. Importante, ci tengo a sottolinearlo, la cessione del credito non genera nessuna segnalazione di centrale rischi. Quindi anche questo, da un punto di vista di gestione del rischio finanziario dell'azienda, è veramente un tema estremamente importante, estremamente significativo. Sugli incassi digitali non mi soffermo più di tanto perché probabilmente Satispay scusatemi, è uno dei fornitori, no? delle fintech più conosciute che sono presenti oggi su Azimut Marketplace. Come dicevo prima, con Satispay c'è la possibilità di attivare sia l'incasso in punto di vendita fisico, sia l'incasso tramite e-commerce, anche qua con un processo assolutamente digitale e a condizioni che sono estremamente favorevoli, vantaggiose rispetto a quello di un POS, un fornitore di acquiring, no? Che è il nome tecnico del prodotto tradizionale. Finanza agevolata, molto rapidamente, vi dicevo prima, abbiamo integrato CRIF, c'è la possibilità di richiedere anche qua con un processo digitale supporto e consulenza personalizzata in maniera gratuita, ricercare risorse europee, nazionali, locali che possono essere messe a disposizione dell'azienda. E poi, come dicevamo prima, sia il dottor Crovetto che io, la possibilità di richiedere anche dei mini bond, anche operazioni di equity. Sono i primi verticali che abbiamo integrato di Azimut Direct. Come dicevo prima, arricchiremo sempre di più l'integrazione con tutti i servizi che avete visto prima nella presentazione di Andrea Crovetto. C'è un video, però direi anche qua di chiudere per evitare di andare troppo lunghi.
In chiusura, questi sono i numeri di Azimut Marketplace, che è stata presentata al mercato lo scorso 4 di ottobre. Ci sono oltre 675 aziende registrate sulla piattaforma, quindi un poco più di un mese. Il 99% delle aziende hanno già aggregato i loro conti correnti, quindi vedono, come dicevo prima, in maniera completamente gratuita, i loro vari conti correnti aggregati sulla piattaforma, e ci sono già 25 milioni di prestiti, operazioni di sconto fattura, anche mini bond, tra l'altro, richiesti tramite la piattaforma. Questo in pochissime settimane. Quindi, come avete visto, alcuni giornalisti hanno parlato dell'Amazon, dei servizi finanziari su misura per le imprese. Questa è un po' l'idea, no? Cercare di avere una piattaforma digitale che metta a disposizione dei clienti i migliori prodotti, proprio come fa Amazon. Amazon sceglie i migliori fornitori, i migliori provider e li integra su una unica piattaforma digitale. Azimut Marketplace vuole fare un po' la stessa cosa, quindi scegliere i migliori prodotti, metterli a disposizione delle aziende, offrirli ai clienti sulla base delle loro necessità, e questo lo possiamo fare proprio per i dati aggregati che abbiamo dei conti correnti, no? Quindi identificare se un'azienda ha bisogno di un prodotto di pagamento internazionale perché magari ha dei fornitori in Cina, oppure di Satispay perché ha un POS, no? Oppure un'attività di e-commerce. Quindi questa è l'idea. Direi sono a vostra disposizione se ci sono dubbi o domande. Lascerei anche magari la parola a Raffaele, se vuole, per dare il suo punto di vista anche di consulente della rete Azimut, e siamo a vostra disposizione ovviamente. Grazie Marco, io prima di tutto ti ringrazio sia te che Andrea per la semplicità con cui hai trattato temi che hanno una caratteristica di tecnologia e quindi di primo acchito sembrano un po' lontani da noi, ma come hai detto tu nell'ultimo periodo ci siamo dovuti industriare con la tecnologia e come dicevo prima all'inizio, queste riunioni che potevano, appunto, avevano il connotato della persona fisica, a volte sembrano distanti, quindi io parlo ad uno schermo e so però che dall'altra parte ci sono delle persone. E a maggior ragione, tutto quello che hai detto, volevo aggiungere solamente che nonostante Azimut crede molto nella tecnologia e nell'innovazione, poi c'è la persona fisica, la persona di riferimento nei confronti, per esempio, di un'azienda che volesse registrarsi per provare il servizio Azimut Marketplace, ha previsto nella fase di registrazione l'inserimento di un codice che fa riferimento ad un consulente. Questo solo e solamente per avere poi una persona di riferimento che può sul territorio fornire l'assistenza necessaria. Nel mio caso, visto che poi con Confindustria Toscana Nord già da tanti anni sono un referente per quanto riguarda però il mondo degli investimenti, volevo solamente cogliere l'occasione per dire ovviamente che i miei riferimenti ce l'ha Confindustria, chiunque volesse averli li può chiedere direttamente lì. Per la fase della registrazione di Azimut Marketplace c'è un codice da inserire che fa riferimento a me, che è un acronimo legato al nome e al cognome, Raffaele Del Negro, il codice è RAFDEL01, che può essere inserito nella fase di registrazione. Passo la parola al dottor Marini. Grazie a tutti. Sì, grazie agli interventi. Sembra tutto molto facile, no? Visto così. Diciamo la barriera più grossa forse è la barriera culturale che c'è dietro di essere abituati a lavorare in una certa maniera, no? Però come lo facciamo tutti i giorni da quando abbiamo introdotto gli smartwatch, quando siamo entrati nell'era Amazon dal punto di vista delle e-commerce, ecco, pian pianino penso che queste cose diventeranno sempre più naturali. Quindi vi faccio i complimenti perché comunque effettivamente l'idea di raggruppare tutta questa possibilità di servizi e facilitare anche la fruizione da parte delle piccole imprese penso sia veramente un plus che hanno in pochi in questo momento, quindi sfruttate il vantaggio competitivo anche nel tempo per insomma divulgare un po' quest'idea. E penso che in Confindustria, se arriveranno delle richieste, saremo i primi a girarveli e cercare di mettervi in contatto, oppure di organizzare eventualmente qualcos'altro più specifico su alcuni settori. Questo vediamo con Giovanni, anche perché queste cose vanno pian pianino introdotte sul mercato e bisogna farle capire. Dicevo, la barriera è culturale, ma alla fine
insomma, sempre meno oggi, ecco, insomma, rispetto a qualche tempo fa. Non so, Giovanni, se c'è qualche domanda, se c'è qualcuno. C'è Leonardo Gai, ha alzato la mano e quindi gli lascerei la parola per eventuali questioni. Leonardo, ci sente? Nel frattempo, se posso, avevo anch'io un paio di... Allora, ok, ci perfetto. sono. Mi ero dimenticato di riattivare quelle che avevate tolto voi. Allora, la mia domanda è molto semplice. Per quelle aziende che già utilizzano delle piattaforme, dei CBI, tipo Doc Finance, Epiteco o altri software gestionali di tesoreria, che quindi già aggregano e ricevono i flussi delle proprie banche in un CBI accentrato. Come si colloca Azimut Marketplace? Si affianca a questo tipo di piattaforma oppure se uno sceglie Azimut Marketplace deve come dire, rinunciare quindi a quel tipo di software e di operatività? No, no, assolutamente. Guardi, di fatto l'abbiamo detto prima, no? L'idea è proprio quella di creare una nuova piattaforma che sia un'alternativa gratuita, per cui si può provare questo servizio che, come dicevamo prima, ha sicuramente dei grossi vantaggi, non ultimo quello economico, no? Perché di fatto è completamente gratuito, quindi rispetto a altre soluzioni Certo. di gestionali, no? Sicuramente. Insomma, un approccio da un punto di vista di pricing che abbiamo voluto avere molto, molto aggressivo nei termini, riprendendo un po' quello che ha fatto Amazon, no? Per entrare sul mercato, Il più praticamente. aggressivo possibile. Assolutamente. E l'idea è che con il modello che abbiamo posto in essere, appunto, l'azienda possa registrarsi, possa conoscere il servizio, possa conoscere la piattaforma, affiancarlo eventualmente ad altri strumenti che possono essere bancari o non bancari. No, E mi poi piano piano scoprire tutti i vantaggi che ci sono su Azimut Marketplace, no? Che di fatto è quello che, Sì, diciamo, è la forte mi scommessa che chiedevo. abbiamo fatto. Perché i flussi, ora io non sono un super esperto, però credo che i flussi la banca li può mandare ad un soggetto, no? O li può mandare anche a più soggetti proprio i flussi bancari. Quindi, Allora, veramente sì. questo è proprio il punto, dottor Gai, perché noi sfruttiamo la PSD2 che obbliga le banche a mettere a disposizione di tutti i soggetti terzi i dati transazionali in tempo reale. Quindi questo è, devo dirvi, ci sono Questo il. sicuramente degli altri strumenti come il CBI Globe, no? Che citava, che però hanno un delay, no? Un ritardo rispetto al Importa, movimento, perché i certo, dati vengono assolutamente. aggregati il giorno successivo. Quello che sfruttiamo noi, che è stato, diciamo, il grande cambio di paradigma della PSD2 che è entrata in vigore il 14 settembre del 2019, obbliga le banche appunto a mettere a disposizione i dati transazionali di soggetti terzi, ovviamente previo consenso del cliente con le sue credenziali, no? Con le sue password, però una volta fatto questo procedimento i dati vengono visti integrati sulla piattaforma in tempo reale. Ho capito. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei. Io, se posso, avevo appunto un paio di domande, magari possono interessare anche ad altri. Marco, la piattaforma quindi è gratuita per un certo periodo di tempo? Cioè, avete, diciamo, previsto una finestra temporale entro la quale chi si registra, può appunto testare la piattaforma in forma gratuita? Prima domanda. Seconda domanda, magari più per il dottor Crovetto. Quando valutate i progetti di investimento delle aziende, attribuite anche un valore ai temi legati a ambiente, social e governance, cioè il tema degli ESG? Cioè, li vedete come un elemento che migliora qualitativamente, cioè guardate l'azienda e il progetto anche con questo occhio di riguardo, oppure diciamo la valutazione ad oggi è ancora in una valutazione più che altro di opportunità di ritorno dell'investimento e cose, diciamo. Grazie. Dottor Moschini, rispondo subito. Per creare un mercato nuovo, che è quello della fruizione di servizi finanziari digitali per le piccole e medie imprese,
l'idea è proprio quella di mantenere gratuito il servizio. Quindi partiamo con questo approccio, ma l'idea è mantenerlo nel tempo, anche perché crediamo che sia assolutamente sostenibile per il modello che abbiamo di integrazione di prodotti terzi, no? Che quindi ci permette, e lo dico in tutta trasparenza perché mi sembra anche importante chiarirlo, no? Rendere sostenibile la piattaforma nella misura in cui proponiamo dei prodotti che generano delle fee per la piattaforma stessa, quindi presentiamo dei clienti ai fornitori terzi, che quindi pagano delle commissioni alla piattaforma, in maniera che il servizio di accesso a Azimut Marketplace, di aggregazione dei conti, di assistente digitale, di aggregazione degli strumenti di fatturazione elettronica, venga offerto in maniera completamente gratuita alle piccole e medie imprese. Qual è la differenza? Che magari ci sono dei fornitori, dei provider che offrono solo il servizio verticale di aggregazione dei conti, per cui inevitabilmente devono farlo pagare. Questo è il cambio di paradigma, e lo dico in tutta trasparenza perché, insomma, da chi è anche imprenditore è sempre importante avere chiare le carte in tavola. Quindi questo è il tema. Lascio poi la parola a Andrea Crovetto sul mondo ESG, senza ricordare che stiamo integrando anche noi sulla piattaforma dei servizi di ESG, tra l'altro anche di Azimut Direct, quindi poi adesso lascerò la parola ad Andrea, però per noi è assolutamente fondamentale in tempi di COP26, no? In cui è una priorità assoluta per tutti gli imprenditori, per tutte le aziende, conoscere anche i propri profili di ESG, quindi daremo la possibilità di avere un rating anche qua con un processo completamente digitale e il servizio di Azimut Direct di valutazione del profilo aziendale, però su questo ovviamente lascio la parola ad Andrea e non vado oltre. Sì, la risposta è molto semplice, sì, conta sempre di più, diciamo, progetti e aziende che hanno, diciamo, un merito di qualificare i loro progetti di investimento come ESG incontrano, devo dire, ormai un comparto di finanziatori, sia di debito che di equity, che sono particolarmente accentrato. Non è tanto solo il fintech è semplicemente un elemento logistico. La verità è che le politiche di investimento dei fondi o delle banche specializzate che sono presenti sul mercato riconoscono, e devo dire questo è successo veramente nell'ultimo anno, cioè nell'ultimo anno c'è stata una vera accelerazione e lei oggi si trova tantissimi, cioè praticamente qualunque operatore, fondo, banca ha una politica dedicata all'ESG che può essere tassi di favore, ammontari di favore, comunque c'è una preferenza per dare a chi ha una sensibilità di questo tipo. Perché? Perché a loro volta vanno a collocare degli strumenti di investimento che hanno un tema di rispetto e di vincolo verso l'ESG che oggi è diventato un tema serio, cioè quello che era un po' una chiacchiera o un'idea, una velleità quasi qualche anno fa, seppure ovviamente mossa da una profonda ragione, da una profonda lungimiranza, oggi è già nei fatti, cioè è nei comportamenti operativi degli investitori. Non so se ci sono altre domande, se no Francesco. No, direi che se non ci sono altre domande si può anche chiudere e nulla. Io ringrazio ancora Azimut per questo momento di cultura sulla finanza innovativa e quindi niente, restiamo in contatto sicuramente a disposizione dei soci per chi vuole informazioni maggiori per introdurre, per collegarsi ai relatori di stasera e niente, ringrazio ancora. Sì, peraltro se poi ci lasciate quelle del dottor Crovetto, le abbiamo già le slide, anche le slide di Marco Montagnani, possiamo mettere a disposizione degli associati nella nostra newsletter come atti, fra virgolette, del webinar, in modo tale che poi chi volesse anche approfondire abbiamo la possibilità poi di affacciarsi con voi facendo un po' da primo punto di informazione, ecco. Volentieri, molto bene. Intanto grazie davvero a voi per l'attenzione. Noi tutti siamo anche legati al territorio perché nella nostra specializzazione, oltre a quella di prodotto, c'è anche proprio il fatto che siamo dedicati al mercato italiano e soprattutto al mercato delle PMI. E quindi sappiamo che dobbiamo viaggiare.
uno dei nostri investimenti oltre a tecnologia, che abbiamo dotato anche di automobile i nostri colleghi commerciali, perché praticamente ci siamo resi conto che facevano una cateratta di chilometri ogni settimana. Noi abbiamo quasi 100 incontri al mese con imprese e stiamo crescendo a farne anche di più. Quindi questo è il nostro, diciamo, al momento ritmo di ingaggio. Il gigantismo delle banche e l'aggregazione che ci sono state in questo periodo hanno portato un po' di lontananza fra la banca tradizionale e l'imprenditore, questo l'ha detto ed effettivamente c'è. Quindi comunque anche all'interno della tecnologia che avete sviluppato, ecco, il fatto di poter comunque avere una relazione, questo è fondamentale, questo lo dico da imprenditore. Assolutamente. Che comunque ci sia sempre. La tecnologia, diciamo, serve per essere, deve essere intelligente, no? E nel caso dei servizi deve servire per avvicinare, non per allontanare. E qui stiamo parlando di servizi, se posso dire, che hanno una forte componente fiduciaria, perché non è solo una questione di transazione, di convenience, è una questione di comprendere le ambizioni dell'imprenditore su argomenti alle volte anche riservati, anche in cui c'è una sensibilità anche sulla concorrenza. E quindi la prossimità deve essere data dalla persona, dall'intelligenza umana, dalla competenza. Però invece tutto quello che si può diciamo delegare alla tecnologia oggi è tantissimo, cioè l'analisi di migliaia di informazioni pubbliche, private. Immaginate solo analizzare 300 pagine di centrale rischi, esaminare un business plan. Io non ho citato, ma per esempio fra i nostri azionisti c'è anche Prometeia, che ha degli studi di settore sui singoli codici Ateco, ci permette di calibrare, diciamo, i business plan che guardano al futuro dell'impresa, anche con le attese degli studi economici di settore, per calibrare e vedere quanto un piano secondo noi è conforme, in qualche modo è realistico, e se è troppo distante dalle nostre aspettative sul microsettore, chiedere che cosa si aspetta l'imprenditore di avere come forza che gli giustifica di fare così tanto meglio di quello che noi pensiamo succederà al settore. Cosa che alle volte ci sta, perché ci sono degli imprenditori che magari hanno dei modelli di business, modelli commerciali che sono effettivamente dirompenti, no? Perché questo ci mancherebbe. Però, diciamo, è una tecnologia che serve per avvicinare, non per allontanare. Bene, grazie ancora. Allora saluto tutti e buona serata. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie a tutti, siamo a disposizione per approfondimenti, se volete. Arrivederci a tutti. Grazie ancora. Presto. Grazie a tutti. Grazie, arrivederci.